Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io sono Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia. Un appuntamento quotidiano o quasi dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. Oggi è giovedì 26 marzo 2020, quarto giorno della tredicesima settimana, 86esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.935. Il Sole, nella costellazione dei Pesci, a Bologna è passato al meridiano alle 12.20 e dopo 12 ore e 29 minuti tramonterà alle 18.34. La Luna, nella fase crescente, anche lei nella costellazione dei Pesci, passerà al meridiano alle 13.53, illuminata al 4%. Tra le ultimissime luci del dì che sta per terminare, in direzione ovest, si intravede a mezza altezza la splendente Venere. Poco più sotto c'è una sottilissima falce di luna che le fa compagnia. È proprio oggi, 26 marzo 2020, che il pianeta Venere raggiunge la sua massima altezza in cielo al tramonto del Sole. Solo due giorni fa, il 24 per la precisione, Venere aveva raggiunto la massima distanza apparente dalla nostra stella. Nelle prossime settimane lo vedremo al tramonto sempre più basso in cielo, poiché nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole appare avvicinarsi adesso in cielo. Comunque resterà facile da osservare ancora per alcune settimane, anche perché continuerà a crescere in brillantezza dato che il massimo della sua luminosità verrà raggiunto a fine aprile. Alle 20.14 inizierà la notte astronomica e pochi minuti dopo, alle 20.37, la Luna tramonterà. Stanotte andremo a caccia di qualcosa di invisibile a occhio nudo, qualcosa che però ci avvicina un po' di più all'universo, quello lontano e difficile da percepire, quel cosmo che appare talvolta astratto e irraggiungibile, ma che affascina e di cui noi facciamo parte. È l'ammasso di galassie della Vergine, che, come dice il nome, si trova nella costellazione della Vergine. Ma dov'è di preciso? Per scoprirlo partiamo dal Grande Carro, in particolare dalle due stelle centrali, Megrez e Fecta, e proseguiamo lungo la direzione indicata come abbiamo già fatto in alcuni video precedenti. Lungo questo percorso troviamo Regolo, nella costellazione del Leone, e a sinistra, a una spanna di distanza, c'è Denebola, la coda del Re della Foresta. Ricordatevi di Denebola perché sarà uno dei nostri punti di riferimento. Ora torniamo al Grande Carro e partendo dalla coda dell'Orsa, cioè le tre stelle che formano il manico o la coda, la prolunghiamo fino ad arrivare a una stella molto brillante di nome Arturo che abbiamo incontrato le mattine di inizio anno. Trovata Arturo andiamo verso Denebola e circa metà strada, più spostata verso l'orizzonte un po' più in basso, incontriamo Vindemiatrix, una stella di media luminosità facente parte della costellazione della Vergine. Ci siamo, tra Denebola e Vindemiatrix, quasi a metà strada c'è l'ammasso di galassie della Vergine. Ma cos'è un ammasso di galassie? Prima di tutto, una galassia è un insieme di stelle, gas, polvere, eccetera, tenuti insieme dalla reciproca forza di gravità. Per esempio, la Via Lattea è una galassia e in particolare è la nostra galassia e ad essa appartengono tutte le stelle che vediamo ad occhio nudo. Un ammasso di galassie è un insieme di galassie, anche loro tenute insieme dalla loro reciproca forza di gravità. Sono definizioni non molto precise, per adesso vanno bene, ma il concetto importante da ricordare è che le galassie, così come le stelle, non sono sparse a caso oppure uniformemente nello spazio, ma si raggruppano per via della forza di gravità, dando origine a strutture diverse e più o meno complesse a seconda della scala a cui le osserviamo. Tutte le ellissi di colore rosso disegnate su questa immagine rappresentano le galassie che appartengono a questo ammasso. L'ammasso della Vergine è composto da circa 1500 galassie, in questa immagine ne vedete soltanto alcune, è uno dei più grandi ammassi vicino a noi e dista circa 50 milioni di anni luce. Una curiosità, il gruppetto di galassie a cui appartiene la nostra Via Lattea, che si chiama Gruppo Locale, si sta muovendo a gran velocità verso l'ammasso della Vergine, a causa della sua attrazione gravitazionale nei nostri confronti. Una delle galassie più famose dell'ammasso della Vergine è Messier 87, detta anche Virgo A. Si trova quasi al centro dell'ammasso, circa metà strada tra Vindemiatrix e Denebola. È una galassia di forma ellittica ed è la più massiccia dell'ammasso ed è divenuta famosa alle cronache nella primavera del 2019 perché gli astronomi sono riusciti a ottenere un'immagine del buco nero supermassiccio che si trova al suo centro.
Domani 27 marzo alle 4:25 terminerà la notte astronomica. Come ormai saprete, tra le prime luci del nuovo dì ci fanno compagnia i nostri tre cari amici pianeti, Giove, Marte e Saturno. Saranno visibili circa verso sud-est, più o meno a 15 gradi d'altezza sull'orizzonte tre quarti d'ora prima dell'alba. Giove è il più brillante e il più alto in cielo. Marte si trova poco più sotto a sinistra, di colore rosso e meno brillante. È nel mezzo del trio e si sta avvicinando a Saturno, che lì ha poco meno di 3 gradi di distanza sulla sinistra. Alle 6:04 minuti il Sole sorgerà, mentre la Luna lo farà alle 7:42. E con questo non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.